E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simo e oggi siamo in un altro episodio di Minecraft Pocket Edition. Bene, allora, oggi ho intenzione di non mettere la musica di sottofondo perché è un po' strano registrare con quella. Voglio vedere un po' come verrebbe, cioè se viene meglio con musica di sottofondo oppure no. Allora, innanzitutto vorrei fare una modifica al tetto perché, allora, quando faccio le scale qui, cioè quando le salgo, non mi fa salire, vedete? Quindi avrei intenzione di costruire una specie di camino qui. Quindi allora fatemi uscire un secondo. Guardate, ora vi faccio vedere. Ops. Ok. Avevo intenzione di costruirgli un camino qui per farlo, diciamo, risaltare come se fosse un camino. Una canna fumaria lì. Quindi allora direi di prendere un po' di legno. No, gli scalini possibilmente. Va bene anche solo così, cioè. Tanto non dovremmo metterci tanto. Rompiamo il sopra. E usciamo. Sempre se mi fa uscire. Ok. Poi allora direi di togliere questa zona qui, che tanto poi non ci servirà più di niente. Poi facciamo così. Andiamo qua in cima. Qua ci facciamo una specie di tettoia poi. Poi la possiamo fare che vada. È un bel problema, eh. Facciamo così. Poi lo so che non ci passeremo, eh. Possiamo poi magari fare un modo tipo così. E boh, non so, vediamo un po'. Cioè noi ci passiamo, qua si vede. Sì, potrebbe andare così, dai, vediamo un po'. Allora, usciamo. Andiamo qui in cima. E cosa ci possiamo fare? Ci direi di fare un'altra. Ops. Una specie di torretta qui, tipo. Come se fosse incastonata nel tetto. Vedete? Non so, eh. Cioè, sono un po' indeciso. Tipo, questo lo potremmo togliere e metterci un affare così. E potremmo fare la stessa cosa di qua, eh. Ok, vediamo se riesco a metterlo. Intanto fatemi vedere se sto registrando, ok, no, perché dopo l'ultima volta che ho perso la registrazione dove trovavo i diamanti, adesso ho la fobia. Quindi allora scendiamo. E ora vado a raccogliere un pochino di argilla, cioè sì, di argilla, che ci farà comodo. E per fare dei mattoni, per fare gli scalini dei mattoni. Penso che sia un po' scontata la cosa, infatti dovrebbe essere qua, da qualche parte. Vabbè, la trovo e poi inizio a registrare. Va bene ragazzi, allora, vi ho già risparmiato la rottura di cottura, cioè la rottura di palle della cottura, e abbiamo ottenuto in totale 17 bricks, che ci serviranno nel tagliapietra, che non ho neanche, perché non penso, appunto. Quindi allora ci facciamo un tagliapietra, che si dovrebbe chiamare così in italiano. Tanto ho anche messo la lingua in inglese, cioè ce l'ho sempre avuta in italiano, poi l'ho cambiata perché mi rompevo le palle di giocare in quel modo. Quindi facciamo il tagliapietra, che non si chiama più tagliapietra ma si chiama stone cutter, e lo possiamo mettere qui nell'angolino, così non si sente isolato. Quindi rompiamo con il nostro piccone di diamante e mettiamo qui il tagliapietra, che devo smetterla di chiamarlo così. Quindi ci facciamo un po' di scalini di mattoni e saliamo qua. Intanto poi risolverò, spero di risolvere anche questo problema qui che è un po' fastidioso. Quindi allora possiamo fare una roba del genere. Saliamo ancora un po' di con il legno. Quindi facciamo così, tanto lì c'è un creeper. Saliamo un pochino e poi ci facciamo una specie di tettoia qui. Tipo, non so, qualcosa del genere. Ecco, io che sbaglio sempre. Ok, possiamo fare una roba del genere. Non so come verrà, però magari può venire bene. Un po', ecco, tanto ho anche finito gli scalini, non mi bastano, quindi direi che l'idea è bocciata.
Quindi mi riprendo tutti i miei scalini. E non so come possiamo farlo. Vediamo un po', proviamo a fare una roba simile. Aspettate. Stiamo qua sopra. Quindi, tac. Poi andiamo di qua. Saltiamo, prendiamo un altro coso del genere. E poi facciamo che così e così. Così facciamo una sorta di tettoia e poi li uniamo. Così. Aspettate. Adesso vi faccio vedere. Non così, possibilmente. Vabbè, anche se scendiamo non ci fa male. Ok. Ok. E ho finito gli scalini. Cavolo. E adesso sarà un bel problema, visto che devo andare a prendere altra clay. Forse ce n'è. Speriamo che ce ne sia un po' qui, così almeno. No, non ce n'è. Mannaggia me la mia sfortuna. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono andato a raccogliere un altro po' di clay, l'ho anche cotta, adesso manca solo da fare gli scalini, sperando che mi basti, tanto però dovrebbero bastare visto che me ne sono fatti 9 di blocchi. Quindi facciamo gli scalini di bricks, saliamo andiamo a mettere qui i nostri scalini. Ovviamente sbaglio, cioè, qui se non sbaglio a mettere gli scalini proprio è un classico ormai. Non so come potrebbe essere. Sembra più una sorta di cappello, però. Non so. Per voi come potrebbe essere? Boh. Forse ho un'idea, vediamo un po'. Saltiamo qua sopra e ci mettiamo un blocco qui e qui. Così abbiamo fatto anche una specie di cappellino. Vediamo un po'. Sì, a parte che non escirebbe neanche il fumo. Quindi direi di togliere questi e lasciare un buco in cima, pertanto non lo vedrà mai nessuno. Poi facciamo così e usciamo. Allora, qui come potremmo migliorarlo? Perché a me di lasciare un buco così non. Ho un'idea, potremmo prendere del vetro e metterlo, però prima andiamo a dormire. Quindi se ci va a dormire, ok. Buongiorno. E allora, prima ci mangiamo una bistecca che non abbiamo tutti i cuori pieni. E poi andiamo a prendere dei blocchi di vetro perché non credo bastino i pannelli. Cioè, poi non starebbero bene, a parte che neanche il vetro starà bene, immagino. Come lo possiamo fare? È un buon problema, eh. Devo ammetterlo perché. Se io salgo qui, poi con i blocchi non posso neanche più passare, quindi dovrei metterli all'esterno. Vabbè, mettiamoli qui all'esterno, diventerà un po' antiestetico, però. Chi se ne frega? Ok. Il problema adesso è, ci passo? Speriamo, andiamo a controllare. Quindi, entriamo. E saliamo. Speriamo che funzioni, ma appunto non penso di passarci, eh. Cavolo. Quindi rompiamo il vetro, anche se adesso sarà un problema visto che ho finito i blocchi e devo metterlo qui. Qui, proprio qui il vetro. Allora, ahimè, devo andare a prendere un altro pezzo di sabbia e cuocerlo. Dovrei averne lasciato uno qui. Appunto, ce lo dovrei avere nell'inventario. Eccolo qui. E ci mettiamo sotto un blocco di betulla, tanto. Intanto, cosa potremmo fare d'altro? Boh, non so. Aspettiamo che finisca di cuocere. Ok. E con questo pezzo di vetro, sperando di non posizionarlo a cavolo, quindi direi di salire con la spada, perché poi magari lo posiziono per sbaglio, e mettiamo il blocco qui. Così ci passo. Il problema poi è anche qui. Però vabbè, lo lasciamo così all'esterno, così possiamo anche sparare con l'arco. Quindi abbiamo fatto anche il secondo piano, anche se è un po' difficile entrarci. Direi che poi lo sostituisco io. Qua possiamo prendere e metterci il letto, giusto per fare una sorta di camera da letto di sopra, piuttosto che dormire sempre al piano di sotto. Quindi saliamo. E in bel centro, no, lo mettiamo qui.
Mettiamo il letto e una crafting table che non ci fa, non ci sta mai male come comodino. Perfetto. Ok, direi che per questo episodio può essere tutto. Io sono Simo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!